benvenuti al ristorante Bistrò Anthony Marra a Castellana Grotte in provincia di Bari nella regione Puglia. Siamo in cucina di patron chef Anthony Marra e oggi Anthony vedo dagli ingredienti che ci sarà qualcosa di molto speciale, è vero? Certo Valeria, buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. La ricetta che andremo a presentare oggi sarà un cavatello con una crema di zucca gialla dei pellegrini, dello speck croccante e della polvere di clementina. Iniziamo dal pulire la nostra zucca, ovviamente le dosi che state vedendo sono all'incirca per 4 persone, quindi andiamo... non serve tanta zucca, di solito no. Ne metto tanta, invece basta poco. Dipende insomma da quanta pasta vogliamo insomma gustare, Valeria, però la dose giusta è questa, perché la salsa ci deve essere però nella quantità giusta. Quindi andiamo a pulire la nostra zucca in questo modo. Questo è un piatto che ho deciso di proporvi in questo periodo perché, a parte della stagionalità degli ingredienti, come tu sai, abbiamo affrontato più volte questo discorso, io sono un amante di insomma preparare e dare vita a delle ricette con quelli che sono gli ingredienti stagionali della nostra terra. Ma in questo piatto c'è realmente un pezzo di cuore, perché io vengo dalla città di Palagiano. Palagiano è la città simbolo della clementina. Noi in famiglia siamo produttori anche di questo meraviglioso agrume e quindi l'ho voluto portare in tavola non solo come frutta ma anche in un primo piatto. Un primo piatto perché sapete bene che il mio godimento maggiore in cucina è proprio nei primi piatti. Iniziamo dopo aver pulito la zucca in questo modo, quindi privando della buccia e tutto quanto, dei semini, facciamo dei piccoli cubettini in questo modo, che poi andremo a stufare, e non a soffriggere, stufare, che è un'altra cosa, con del burro, dell'alloro, della cipolla abbondante, un po' di noce moscata. Sì, ci dà un profumo un po' più dolce, quindi ci piace questo profumo, questa sensazione al palato di dolcezza, però che non deve essere tra virgolette molto invasiva, quindi non deve mai, nessun ingrediente deve prevalere sull'altro. La ricetta perfetta è uno sposalizio di gusto formato da equilibri, quindi quello che dici sempre, un'armonia al palato fondamentalmente, e quindi bisogna dosare per bene quelle che sono le proporzioni delle spezie, quindi da non esagerare. Nel frattempo che io andrò a sminuzzare la cipolla, ci mettiamo 2 dadini di burro, che saranno pari a 40-50 grammi. Ricordatevi che il burro non deve mai friggere, quindi a fiamma molto molto bassa. Quindi si deve docilmente sciogliere. A questo punto la cipolla in questa preparazione non va fatta in maniera del tutto fine, perché ci sarà una cottura prolungata, quindi la nostra cipolla deve rimanere integra e non deve bruciare. Quindi io la vado a semplicemente... Ok, stavolta cipolla intera? Sì, assolutamente. La zucca ha bisogno di cipolla. Anzi, un consiglio. Se ci fosse la possibilità di avere o il porro o la cipolla sponsale, Meglio ancora. Però anche la cipolla bianca ha il suo perché. A questo punto noi prendiamo il nostro preparato. Quindi belli questi colori, arancione, il colore di felicità, assolutamente sì. Di buon umore, facciamo così. Sì, allegria, spensieratezza. A questo punto il burro sta per sciogliersi del tutto. Ci andiamo ad aggiungere
in questo modo qua. Subito dopo andremo ad aggiungere la nostra grattatina leggera di noce moscata, in questo modo. Se andate a fare l'alloro fresco, che è importante anche questo, abbiamo sciacquato, lo mettiamo all'interno. Giusto due foglioline. Due foglioline. Ricordatevi che è la dose che fa il veleno, eh? Quindi l'equilibrio. Non andate con molte spezie, molti profumi, perché poi andiamo a ricoprire quello che è il principe del nostro piatto. Mm-hmm. In questo caso sarà la zucca abbinata alla nostra clementina. È quello che ci farà da interlocutore, mm-hmm, tra le due parti, sarà il nostro speck, che ci darà una sapidità che va ad abbattere l'acido della clementina e il, diciamo, dolciastro che tirerà fuori la zucca. Sì. E ti darà anche quell'essenza di croccante, di allegria al palato, mm-hmm, che in un piatto non fa mai male. E perché si è abbinato proprio cavatello come pasta? Beh, io ho abbinato il cavatello perché per me, per questa preparazione, ci va una pasta corta, perché deve abbracciare questa crema di zucca e quindi deve avere una cremosità molto particolare, mm-hmm, al nostro palato, e quindi ho deciso di abbinarci cavatello, ma nulla toglie che potrebbe comunque abbinarci o una calamarata o un conchiglione, anche la pennetta ci potremmo abbinare. L'importante è eseguire i principi cardini della cucina per garantire a chi gusta un piatto un cibo che sia innanzitutto salubre, poi gustoso e infine anche l'occhio vorrà la sua parte. Sì, è vero. Infine. Quindi, come vedi, io sto facendo parecchi passaggi di, diciamo, mescolare, saltare il nostro soffritto. Perché? Perché incorporando aria all'interno abbiamo un abbattimento di temperatura, non andiamo ad aggiungere acqua o brodi all'interno, infatti, e nel frattempo la nostra zucca cuocerà pian piano, facendo cosa? Tralasciando il suo sudore, mm-hmm, quindi la sua acqua, e andrà sicuramente ad avere un riscontro molto molto positivo, perché nella sua integrità ci darà il meglio di sé. Ovviamente il taglio che è stato fatto non è un taglio a caso, mm-hmm, non aggiungendo brodi o liquidi, a noi ci serve un taglio piccolino, perché l'appassimento è, diciamo, la stufatura della nostra zucca deve avvenire in maniera veloce, mm-hmm, mentre se andiamo a fare un taglio più grande è ovvio che i tempi di cottura si prolungano. In quel caso c'è bisogno di aggiungere un supplemento di liquido per, diciamo, non far attaccare innanzitutto il nostro preparato. Si sente già buonissimo odore. Sì, qualche altro minuto e la nostra zucca, come puoi vedere all'interno, inizia a sfilacciarsi, quindi infatti si è appassita. Ovviamente io sono contrario alle cotture troppo prolungate, perché comunque vanno a disperdere quelli che sono i valori nutrizionali dell'alimento che stiamo lavorando, come vedi. Comunque la zucca in questo caso deve essere morbida, giusto? Sì, sì. Quindi deve essere morbida, mm-hmm, vedi? Questo è il sintomo che la zucca sta arrivando al suo... Si sta passendo. Esatto, alla sua cottura ideale. A questo punto io cosa faccio? Spengo, non vado a frullare immediatamente. Mm-hmm. Cosa faccio? Allora, ovviamente, occhio, pizzichino di sale. Un pizzichino sottilissimo di pepe. Mm-hmm. E poi, perché non guasta in questa ricetta, autunno, inverno, fa freddo, ci vuole uno stimolo, proprio qualche granellino microscopico di peperoncino secco. Di ovviamente peperoncino. Se avete quello fresco, tanto di guadagnato, non un problema. Mm. A questo punto, cosa facciamo? Prendiamo una bastardella. Grazie. Bastardella, chiamata tecnicamente in cucina, questa è semiconcava, mm-hmm, perché non ha una base d'appoggio. Sì. Quindi versiamo il nostro composto ben caldo
Senti il profumo della noce moscata come viene fuori. Avvicinati. Bello. E a questo punto ci mettiamo della pellicola. Perché della pellicola? Il calore della zucca stessa continuerà per altri 10-15 minuti a cuocere, quindi noi avremo una cottura perfetta, ma senza sfaldare il nostro prodotto. Colore integro, arancione, non è diventato rosso, non ha cambiato assolutamente, dobbiamo mantenere l'integrità della materia prima. Quindi, è bello questo segreto, veramente bello. A questo punto passiamo allo speck. Quindi, che cosa deve fare lo speck, Anthony? Uno speck tagliato non molto sottile, quindi è importante questo. Cosa andremo a fare? Andremo a fare una filangère. Cos'è una filangère? È un taglio di un alimento in cucina di uno spessore né molto largo e né molto osso, quindi non è né una julienne né un fiammifero, si chiama filangère. Ora te lo faccio vedere. Parliamo di un taglio di circa meno di mezzo centimetro, tecnicamente parlando. Quindi a questo punto ammiriamolo in questo modo. Questo taglio bellissimo. Ok, mezzo centimetro. Meno di mezzo centimetro. Questa è una filangère. Ok. Ok, vediamo un po'. È filangère buono. Quindi io assaggio per garantire al mio cliente sempre la qualità, eh? Lui lo sa che prima che il piatto arrivi a lui, passa dal mio palato. Se ha il consenso, va avanti, altrimenti di qua non si muove una foglia. È bello. Così lo facciamo anche a casa quando cuciniamo, prima di mettere sul tavolo. Ora prendiamo una padellina. Una padellina piccolina. Fatto un po' di chiasso, eh? Non fa niente. In cucina questo. Quindi dell'olio extravergine di olivo, o meglio, olio. Evo! Bravissimo. Sembrava che sorride. Hai visto la smile? Ahimè. Sì, Anthony ha fatto allora, smile con olio. Facciamo raggiungere una temperatura idonea al nostro olio e poi cosa andiamo a fare? Sono curiosa. Una cosa semplicissima, andiamo a tostare il nostro speck. Ah. Se avessimo scelto il guanciale al posto dello speck, non avremmo messo nessun tipo di grasso sul fondo della padella, perché il grasso del guanciale con la temperatura della padella avrebbe surriscaldato il grasso del guanciale e quindi si sarebbe formato il grasso sul fondo. Invece in questo caso, che lo speck comunque ha pochissime parti grasse, filino d'olio per dargli un po' di croccantezza in più non guasta. Quindi in questa ricetta eventualmente si potrebbe Potremmo anche utilizzare il guanciale. Perfetto. Come vedi abbiamo aggiunto, andiamo a girare per bene, facciamo insaporire anche l'olio, perché poi dentro qui ci andremo a saltare il nostro cavatello. Ecco, abbiamo già acceso l'acqua, quindi portiamo l'acqua a bollore. Si sente un profumo qua. Giratelo per bene in modo che ogni parte dello speck si possa soffriggere e possa l'olio acquisire un aroma abbastanza importante. Tutte le parti devono essere scottate per bene ugualmente, eh? Quindi una padella buona, non piccolina, dove non c'entra niente, è molto importante. Assolutamente, l'abbiamo detto più volte, fai bene a ricordarlo a chi ci segue, così non si possono sbagliare. Allora, bello, lo lasciamo andare fin quando, ora vi farò vedere, quando raggiunge la croccantezza ideale. Come vedi l'olio ha cambiato anche colore. Sì. Ok? Alcune parti si sono attaccate leggermente sul fondo della padella e quando andranno a ricevere il cavatello con un po' d'acqua di cottura, si staccheranno dalla padella e sarà
quel tostato, quel pepato al punto giusto, che ci darà sinergia, allegria al nostro piatto. Lo speck per me è pronto, come vedi ha acquisito un colore. Infatti sembra anche un po' come le patatine, come ha una forma diversa. Assaggia. Buono, basta questo. Quindi lo lasciamo andare in padella. A me piace speziare un altro po' di pepe nero. Assolutamente. Anthony, visto che usi spesso pepe nero, però si può eventualmente usare, non so, pepe verde, rosa? Assolutamente sì. Ovviamente quello che cambia tra le varie tipologie dei cinque pepi è l'aromaticità, la densità della spezia, e va utilizzato ovviamente una spezia in base a quello che si sta preparando. Avendo uno speck dove a monte questo speck riceve una salamoia e una stagionatura con del pepe nero, quindi noi abbiamo seguito la stessa linea d'onda e quindi lasciato il pepe nero come spezia principale per, diciamo, condire il nostro speck. Ok. A questo punto, quando lo speck è diventato ben croccante, cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere un piattino con della carta da cucina. Ah, esatto. Uno scotex. Uno scotex, sì. Una carta assorbente, lo potete chiamare come meglio credete. Andiamo a rimuovere il nostro speck all'interno per due motivi. Uno, per tralasciare l'integrità della croccantezza, perché in padella comunque c'è una fonte di calore, continua a emanare calore. E due, perché andiamo ad asciugare quest'olio in eccesso sul nostro speck. Quindi ora a questo punto il nostro speck rimarrà bello croccante, ok? Guarda, è come una patatina diventata. Infatti sembrano le chips di speck. A questo punto cosa andiamo a fare? Prendiamo la nostra pasta, la immergiamo all'interno dell'acqua, semplicemente. E aspettiamo un poco. Aspettiamo giusto qualche, neanche minuto, parliamo di 40-50 secondi, non dobbiamo arrivare neanche un minuto. Perché? Perché ora ti farò vedere cosa andremo a fare. Siamo andati ad aggiungere del liquido di cottura e, come dicevo all'inizio, quelle parti bruciacchiate che si attaccheranno si sono staccate. Ok, ora andranno a amalgamarsi insieme all'acqua e sarà pronta questa per ricevere cosa? La prima fase di cottura del nostro cavatello. In questo modo, come vedi, sono passati i nostri secondi. È vero. Non facciamo trovare la padella a calore molto elevato, perché comunque deve ultimare la cottura scaricando l'amido all'interno della nostra padella, catturando quei sapori, quella speziatura, quegli oli che lo speck ci ha dato, aggiungendo un po' per volta dell'acqua di cottura. Perché? Perché comunque ha una parte di amido che ha scaricato il nostro cavatello. In questo modo qua lo facciamo coccolare per bene. Ok, prendiamo la nostra zucca, semplicemente la mettiamo all'interno. Ovviamente non mettiamo nessun altro liquido. No. Ed è giusto così. Altrimenti cosa abbiamo fatto nella parte iniziale? Niente. È giusto. Andiamo a frullare. Ok. Rimettiamo all'interno come vedi la nostra vellutata, la nostra crema è pronta e ce lo teniamo da parte perché poi verrà messa in mantecazione
nel nostro cavatello. In mantecazione, ok. Assaggia. E io assaggio. È un buon segreto per far mangiare anche la zucca ai bambini. Siamo... Non deve si sente essere... neanche la cipolla, cioè non si sente. Ma no. È una figata. Allora, a questo punto iniziamo con la mantecazione della nostra pasta. Come vedi, sul fondo inizia a cambiare colore fino ad ottenere un fondo che è bianco, perché l'olio più l'amido che scarica, l'acqua che abbiamo aggiunto, avrà un colore sul bianco. Io sto ancora ho questo gusto di zucca, cioè non so come spiegarlo, perché è così ricco, si sentono tutti questi aromi che ma veramente assolutamente bello. Ora continuiamo aggiungendo gli ultimi due mestoli. Non mischiamo subito tutto come facciamo a casa per fare veloce, ma aspettiamo. Perché ogni passaggio serve a insaporire un qualcosa, un gusto. Se noi mettevamo questa senza fare questo passaggio, sarebbe rimasto l'olio sul fondo del nostro piatto. Perché? Perché l'amido non è riuscito a legare con la parte grassa. Ecco. Ok? Io a questo punto ci vado. Come dice Anthony, tutto ha il suo tempo. Ha il suo tempo e il suo perché. E il suo perché. Vado ad aggiungere solo un leggero filo di olio. Evo. Olio, Evo. E faccio amalgamare per bene il tutto. Come vedi, sulla padella abbiamo un colore. Sì. Che va sul bianco, questo è l'amido che inizia a scaricare. Ci aggiungiamo ora un po' nella nostra zucca, in questo modo. Per me ci vuole un altro goccino. Ok. Acqua. Ok. Anthony, aggiusta un pochino il microfono. Sì, chiedo scusa. Perfetto. Quindi abbiamo aggiunto un altro goccino d'acqua perché la densità era eccessiva. Ricordiamoci sempre di calcolare la tempistica che il piatto deve essere impiattato e poi portato a tavola. Quindi nello shock termico ovviamente la pasta potrebbe attaccarsi, quindi non è bello quando arriva sto mappazzone al tavolo, non va più. Ah, ma non solo attaccarsi, anche di scuocersi troppo. Esatto. Quindi sembra un attimo. Scusate, ma mi tocca. Che ve lo dico a fare. Quindi a questo punto Che cos'è questo? Non mi dire che questa è la polvere di clementine. Queste sono clementine di produzione di mio padre. Sì. Cosa faccio? Le bucce le faccio pulire tutte dei miei comì, quindi la parte bianca viene tolta al 100%. Poi ho un essiccatore. Metto dentro l'essiccatore per 12 ore a 50 gradi in modo che non perda il colore la buccia. Il giorno dopo, perché questo è un lavoro che faccio fare di notte all'essiccatore mentre io dormo, lui lavora, meglio così. Cosa faccio? Prendo un macinino per caffè dove si va a frullare e lo trasformo in polvere. Ora, volendo si può fare anche a casa. Assolutamente sì. Ci vuole solo un po' di tempo. Se non avete l'essiccatore, voi a casa potete metterlo fuori al sole. Quale cosa migliore dare agio alla natura di lavorare sul nostro prodotto? A noi non è consentito. Quindi ci andiamo a mettere. Un bel cucchiaino abbondante. E beh, E infatti io mi deve immaginavo... sapere di clementine, il gusto ci deve stare. Non è che
Immaginavo che ci sarà un clementino fresco, invece no. No, no, c'è un segreto anche qua. Ok, possiamo impiattare, quindi vado a prendere il mio piatto. Utilizziamo il mio adorato cappello del prete. Qui. Adesso la parte... Io ora cosa faccio? Non avete l'attrezzatura giusta? Allora. Sarà bello lo stesso a casa. Assolutamente. Io ho preso un coppa pasta. Ci andremo a versare all'interno il nostro cavatello. Mi raccomando, la cottura al dente. Non facciamo paste cotte che fanno male. In questo modo qua. Lo sistemiamo nei lati in maniera per bene. Prendiamo, ricordi il nostro specchio? Sì. Ok, creiamo. Che stava aspettando la sua uscita. Creiamo questo. Che bello questo contrasto di colori. La cromaticità. E con questo piatto bianco veramente azzeccatissimo, come si vuol dire in italiano. Ok, a questo punto facciamo questa cosa qui. Finiamo ovviamente con una polvere di clementina generosa. Bello. E perché no? Facciamo questo gioco qua. Guardate che gioco. E voilà! Il nostro piatto è pronto. Non resta altro che provarlo a casa. E ricordatevi, una cucina senza sapori è una cucina senza sapori. Ciao! Grazie mille Anthony, grazie a voi che ci seguite. Se avete delle domande riguardante la ricetta, scrivetele qui sotto il video che Anthony vi risponde. E sai che può interessare o coinvolgere anche te.